Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo dei beauty da viaggio, ovvero di questi miei tre tesori. Questi qui, che sono i beauty che io porto di solito in viaggio, sia quando vado fuori per il weekend che in vacanza. Ovviamente cambiano le cose che ci metto dentro a seconda di quelle che sto utilizzando in quel momento, di dove vado, di cosa voglio appunto portarmi dietro. Sono tre pochette completamente trasparenti. Io è da un annetto ormai che uso queste pochette qui, mi trovo bene, mi piace vedere i prodotti dentro, sono comode, poi sono waterproof, quindi se dovesse esplodere qualcosa non succede niente, rispetto a un beauty ovviamente in tessuto, e mi piacciono, sono anche abbastanza grandi come misure. Queste due, se vi interessa, le ho prese su Amazon. Comunque su Amazon trovate tutto quello che può essere travel friendly, lo trovate. Questi facevano parte di un set di tre in cui ce n'è una più grande, con i manici, che però non uso perché è veramente troppo grande. E invece questa qui è sempre un'altra pochettina classica, di quelle insomma che si trovano sempre, sempre trasparente, sempre waterproof, una plastica un po' più rigida, infatti qui ci metto il make up, però appunto tengo tutto qui dentro. Allora, inizierei da questa qui del make up, che però non vi faccio vedere tutta, cioè vi tiro fuori solo le novità, perché l'ultimo video prima di questo che avete visto, che ho registrato, è appunto la What's in my makeup bag, e quindi trovate tutto lì dentro, non c'è bisogno adesso che vi faccia rivedere tutto, altrimenti mi ripeto e poi sono le stesse cose, solo che è cambiato il mascara, perché ho acquistato un mascara nuovo e sto provando questo di Maybelline, il Ciglia Sensazionali effetto ventaglio mascara, e lo sto provando ancora, non mi sono fatta un'idea ben chiara, perché lo sto provando sia con la base bianca di Smashbox al di sotto che senza. Devo dire che al momento pare che mi piaccia di più senza base, però appunto lo voglio testare, ce l'ho veramente da pochi, neanche una settimana, quindi lo testerò meglio. Un'altra cosa che non c'era nello scorso video, ma che sto usando tantissimo, è questo campioncino qui di MAC. Questa è la Strobe Cream in Peach, che mi piace tantissimo. La Strobe Cream di MAC non pensavo, ma è una crema che mi sta dando soddisfazione a livello di luminosità. Io la uso, la pianta, la uso insieme al primer, quello di Smashbox, quindi faccio questa pappetta, faccio questa miscela magica e la vado ad applicare, e mi tiene, sia il fatto che io la usi col primer mi fa sì che mi duri bene tutto il trucco che vado ad applicare sopra, e questa mi dà una luminosità pazzesca. La si può usare anche come punto luce, quindi io me la sono portata in vacanza perché ho detto, dato che non applicherò il fondotinta, mi porto questa così mi illumino. Un'altra cosa c'è di diverso rispetto, sì, l'ultima cosa rispetto al video, ho cambiato matita sopracciglia perché ho finito quella di Benefit e ho preso quella di The Balm, che si chiama Ferocious, nel colore dark brown, buonissima, una micromina perfetta, retraibile, sale su, torna giù, ha il pettinino, cioè questa è la tipologia di matita perfetta. E mi sta piacendo. Quindi queste erano le tre novità di make up. Poi passiamo ai solari. E già molte di voi mi stanno chiedendo anche su Instagram che solari userò quest'anno, cosa ho scelto. Ne avevo parlato anch'io, avevo fatto un sondaggio per sapere voi che solari avreste acquistato quest'anno. E non ho ancora le idee ben chiare, perché ancora non è... non lo so, non vedo ancora la routine di andare a prendere il sole, di andare al mare, quindi ancora non mi sono focalizzata, ma ho un piccolo beauty che ho usato appunto il weekend passato, che è quello che metto nella borsa da mare. Vi farò il video What's in my beach bag anche quest'anno, perché ho trovato una borsa mare, l'avete vista su Instagram, è bellissima. Quindi, pettine di legno, che è poi il pettine che uso per pettinare i capelli quando faccio lo shampoo, quindi dopo la doccia. Immancabile sempre l'invisible bubble, che è il mio, questi sono i miei elastici preferiti. Io da quando, ormai saranno un paio di anni, un anno e mezzo che uso solo invisible bubble e mi trovo benissimo. E poi i solari. Allora,
E questa volta ho iniziato a provare questi. Questi sono di solari di un brand che si chiama Freshly Cosmetics, che mi aveva inviato un pack per il viso e successivamente mi aveva chiesto che pack volevo. Io gli avevo chiesto i solari, però non erano disponibili, quindi avevo chiesto in alternativa quello per il viso. E loro carinamente, quando è tornato in stock, me l'hanno inviato e mi piacciono tantissimo. È un brand che produce cosmetici naturali. Questi hanno il 99% di ingredienti naturali, sono filtri fisici, non chimici. La protezione è una protezione alta, quindi una 50, sia per quanto riguarda il viso che per quanto riguarda il corpo. Sono biodegradabili e la formulazione è priva di profumo, ed è proprio priva di profumo, cioè non ha neanche il profumo dell'inodore. Sapete, ci sono dei brand che non hanno profumo, ma comunque il cosmetico, io lo chiamo il profumo dell'inodore, che è peggio del profumo. Questi non sanno proprio di nulla, non li percepite affatto. E quindi abbiamo la crema viso e la crema corpo. Non sono spray, quindi hanno l'erogatore così. La crema viso, per essere una crema solare non eco bio, ma comunque con ingredienti buoni, quindi non ci sono siliconi, non ci sono petrolati, lo sapete, le consistenze sono diverse, cambiano proprio, è una crema meravigliosa, cioè è la mia, tra i due io preferisco la crema viso, perché non sembra una, cioè sembra una qualsiasi crema di facile assorbimento da giorno, cioè non sembra una crema solare, soprattutto un filtro 50, e mi è piaciuta tantissimo. E mi è piaciuta, ma non così tanto, la crema corpo, perché trovo un po' allora la consistenza è un po' più ricca rispetto a quella viso, io avrei detto il contrario, invece no, è meno fluida. E l'erogatore è così, ci ho messo un po' a darmela su tutto il corpo. Io sono abituata alle bombolette spray, quindi ovviamente qualsiasi applicazione di crema per me è più, è meno comoda rispetto alla bomboletta, però era un po' più difficile da stendere, cioè ci sono dovuta stare un po' di più, ecco, superato quei 5 minuti di bomboletta, il tempo minimo per non stufarmi ad applicare la crema. Comunque l'ho applicata, non mi sono scottata. Poi considerate che io sono andata al mare un solo giorno, che io sto sempre all'ombra e comunque c'era tanto vento, quindi quando c'è tanto vento di solito, anche se fai una passeggiata, anche se non te ne accorgi, prendi più sole. Però non mi è successo assolutamente niente, anzi, l'ho trovata molto molto bene e quindi li continuerò ad usare, ma soprattutto la crema viso. La crema viso mi è piaciuta di più di tutte. Poi abbiamo il mio tesoro, il mio grande tesoro, che sembra anche un po' vuoto in realtà, perché ho tolto i pennelli da make up che non mi ci stavano nella beauty del punto del make up, e quindi li ho messi in un sacchetto di quelli da cucina trasparenti, quindi insomma comodi e chic da utilizzare. Li ho messi qua dentro. Comunque andiamo a vedere che cosa ho portato. Alcune cose le ho utilizzate, altre cose in realtà sono ancora dentro perché comunque non le avevo utilizzate. Allora, partiamo dal profumo. Il profumo che sto usando in questi giorni è questo profumo di Katy Perry, si chiama Indie. Allora, quando l'ho ricevuto ho detto, ah, Katy Perry, cioè non so perché io ho un po' questa poca fiducia nei cantanti che producono profumi, non so, è una cosa che ho. E quindi ho detto, vabbè, sentiamolo. Beh, è un profumo buonissimo. Allora, adesso vi cerco le note perché così vede. Allora, intanto è un profumo super economico e non so dove lo potete trovare, però comunque googlate. E questa è la misura da 30 ml, comoda per il viaggio. Infatti ho detto, vabbè, mi porto un profumo piccolino. Ho detto, avevo appena ricevuto questo e quindi ho provato questo, ma è buonissimo. Allora abbiamo, è una fragranza del gruppo floreale legnoso muschiato, quindi tutte cose che mi piacciono. È stato lanciato nel 2017, note di testa sono tè bianco, prugna e bergamotto. Tè bianco non lo sento, il bergamotto di solito nelle note di testa c'è sempre, ma la prugna si sente, ma è una prugna molto sexy.
Dopodiché sentiamo le note di cuore che sono ciclamino, mughetto, estratto di cedro bianco. Le note di fondo sono ambra, fava tonka, muschio animale, muschio bianco, muschio nero, muschio egiziano e muschio islandese. Quindi ci sono 7 muschi, quanti sono? Un tripudio di muschi e un fondo ambrato. Ed è quello che rimane. Io lo trovo un profumo, a parte che è molto persistente sulla pelle, perché ho fatto proprio questa prova, l'ho messo un giorno che andavo al lavoro, quindi la mattina l'ho vaporizzato, tornando a casa il pomeriggio, erano passate comunque 8-9 ore e io me lo sentivo ancora addosso, quindi è molto persistente, soprattutto sugli indumenti, ma lo trovo estremamente sexy, è un profumo secondo me sexy. Tornando alla skincare, allora io cosa faccio? Tengo sempre un sacchettino di questi, dove di solito metto i dischetti di cotone, il cotton fioc e qualcos'altro. In questo caso abbiamo i dischetti di cotone che mi sono avanzati e poi io che uso per struccare gli occhi o per passare il tonico. E poi la genialata della scoperta dell'anno scorso che mi porterò a vita, e sono questi. Questi sono della Olay, non Oil of Olaz, Olay, perché Oil of Olaz in Italia non li ha lanciati, e sono dei fazzoletti da bagnare sotto l'acqua che rilasciano una schiumetta e sono completamente struccanti, cioè questi vi struccano tutto. Io li trovo un po' aggressivi sugli occhi, infatti quando li ho usati sugli occhi me li hanno bruciati. E dopodiché appunto li risciacquate e siete completamente struccati. Poi io passo sempre il detergente, poi passo il tonico e bla, e ho risolto in 5 minuti. Se non porto il mascara faccio solo questo, quindi uso solo il fazzolettino. E li ho trovati su Amazon e costano, se non sbaglio, su meno di 10 euro, comunque dai 6 ai 10 euro, adesso non ricordo bene perché li ho comprati un po' di tempo fa e ne ho ancora tanti, e li uso solo in viaggio perché a casa poi mi dedico 5 minuti di più e sono meno stanca e meno svogliata, e quindi riesco a fare un po' più cose. Poi per quanto riguarda, cerco di andare in ordine, detergente viso, questo di Kiehl's alla calendula, che è la mini taglia che ho trovato. Io adesso vedrete un sacco di mini taglie perché io sto ancora vivendo di rendita dal calendario dell'avvento, e questo è il detergente alla calendula che io uso in full size a casa, e quindi sto usando ancora questo, seguito dal tonico, che è sempre la mini taglia di tonico alla calendula. Il tonico che ho portato è questo qua, e questo è sempre quel prodotto di Freshly Cosmetics di cui vi parlavo poco fa, e si chiama Superoxide Dismutase Face Mist. Praticamente è una bruma per il viso che ha un'azione opacizzante e va a minimizzare i pori. Quindi quando io ho letto minimizzare i pori, opacizzare, ho detto perfetto, estate, io mio. È vero. L'apparenza dei pori con l'utilizzo sembra un po' più ristretta. Non fa ancora talmente caldo da dire mi opacizza il viso tutto il giorno, però lo sto usando. La cosa comoda è che è spray, ma io la utilizzo sul dischetto di cotone, perché vado a vaporizzarlo appunto sul dischetto di cotone e lo passo. E al mattino la uso, quando sono a casa la uso al mattino, invece al mare l'ho usato mattina e sera. Poi passiamo a, mi ero dimenticata questa, l'acqua micellare. Questa qui è stata l'acqua micellare con cui ho struccato gli occhi. Considerate appunto che io ho usato sempre solo il mascara e forse sono stata via 2 sere, forse una sera mi sono truccata gli occhi. Ed è la mini taglia dell'acqua micellare di Yves Rocher, la Sensitive Vegetal, quella con la linea rosa per pelli sensibili. A me piace. Poi parliamo di balsamo labbra, sì, balsamo labbra, questo di Kiehl's, mi piace. Lo so che non è il balsamo labbra più buono e con gli ingredienti migliori sulla faccia della terra, però a me piace. Mi lascia le labbra belle lucide, quindi magari lo uso anche come lucida labbra. Comunque è un prodotto che mi piace ed è comodo, perché il tubetto così è molto più comodo del vasetto da portarmi in giro e anche quando da mettere in borsa. Anche al mare io tengo sempre le labbra idratate, di solito uso lo stick con la protezione, ma in questo caso non l'avevo ancora comprato e quindi ho usato il burro cacao. Poi, viso, quindi torniamo al viso, siero.
Advanced Night Repair. Advanced Night Repair di Estée Lauder è la condizione sine qua non di ogni estate, ma dovrebbe essere di tutto l'anno. È il siero concentrato, il booster di acido ialuronico che va a riparare i danni subiti nella pelle, a idratare la pelle in profondità, a prevenire i danni futuri, e io lo amo. In estate è super indicato e consigliato anche sotto il solare. Quindi la mattina si mette l'Advanced Night Repair e poi ci si mette la crema solare e si va a prendere il sole, comunque in spiaggia. Mi piace tantissimo, io lo uso da... saranno, credo, non lo so, forse 8 anni che uso, 10 anni che uso l'Advanced Night Repair, è un prodotto che consiglio sempre. Crema viso, mi sono portata questa di Kiehl's, che è la mini taglia della Ultra Facial, della versione oil free. Non mi piace quanto mi piace l'Ultra Facial, cioè l'Ultra Facial per me è una delle mie creme viso preferite. La versione oil free, che è quella per le pelli miste e grasse, non mi piace tanto. Contorno occhi, questi qui mi sono stati inviati da Darfen tramite Octoly e me li sono portati appunto per provarli, mi erano arrivati da pochi giorni, quindi ho detto me li porto, e sono appunto di Darfen ed è una combo siero più contorno occhi. Ho portato questi due insieme per evitare di portare contorno occhi da giorno e contorno occhi da sera. Voi lo sapete, i prodotti Darfen li trovate in farmacia, in parafarmacia oppure online. Questa combo appunto è composta da siero e contorno occhi. A me piacciono molto i sieri contorno occhi, io avevo utilizzato l'Advanced Night Repair contorno occhi in passato e trovo che comunque anche nel contorno occhi valga la regola del viso, cioè applicare bene siero e crema per potenziare l'effetto della crema. Abbiamo appunto quindi il siero, che è un antiborse, e poi la crema. Questa qui si chiama Exquisage, si può usare anche nel contorno labbra. Praticamente, oltre a dare luminosità al contorno occhi e ad avere un'azione drenante, quindi va a sgonfiare quelle borse che abbiamo, in più è una crema adatta soprattutto dai, secondo me, dai 30 anni in su, quando comunque la produzione di collagene inizia a diminuire. Questa va a stimolare la produzione di collagene, e in realtà, quando si dice stimolare la produzione di collagene, in realtà si intende, almeno io intendo, andare a lavorare sull'elasticità della pelle, quindi è ottima sia per il contorno occhi che per il contorno labbra, e a me è piaciuta. Tra l'altro leggevo sulla mail che c'è una promo in corso che all'acquisto di questi prodotti in farmacia vi dovrebbero regalare il tools per gli occhi, quindi quel aggeggino per fare il massaggio che è sempre molto piacevole da usare. Poi, non ho fatto, ma ho portato una maschera viso, e mi sono portata via una maschera viso in foglio. Questa è la Visage L'Avocado di Sephora, che è quella nutriente. Non l'ho ancora provata, è la prima volta che ce l'ho ancora chiusa, quindi non mi chiedete come mi sono trovata, perché è chiusa, non l'ho fatta. Doccia, sono rimasti 3 prodotti per la doccia. Bagno schiuma, sempre una... taglia travel trovata nel calendario dell'avvento alla di Brochet. Questo è al fiori mandorla e fiori d'arancio, che è buonissimo, che però non ho utilizzato perché, dato che al mare avevo un bagno schiuma già in uso, cioè avevo ancora un bagno schiuma dall'anno scorso, ho usato quello così lo finivo. E poi prodotti per i capelli. Allora, ho portato in vacanza questi. Questi qui fanno parte di un kit che ho trovato in profumeria, di mini taglie per i capelli della linea O Sole Mio di Diego Dalla Palma. Nella pochettina c'era maschera e crema per lo styling. Allora, la crema non l'ho utilizzata, non l'ho neanche portata, perché prevede di applicarla su, praticamente si applica su tutti i capelli tamponati, si fanno delle ciocche, si arrotola un po', insomma si lavora questa crema, dopodiché si fanno asciugare i capelli all'aria, e quindi dovrebbe andare a disciplinare il capello senza utilizzare spazzole e phon, però appunto senza utilizzare il phon, e non era il caso perché non li avrei fatti asciugare all'aria, quindi non l'ho portata, la porterò in vacanza. Ma ho portato lo shampoo e il balsamo, che sono dei una linea idratante riparatrice per tutti i tipi di capelli al sole, speciale al sole. A me piacciono i prodotti per i capelli di Diego Dalla Palma. Ho provato solo prodotti per capelli di questo brand, non ho provato niente, quando mi chiedete il viso, trucco, non lo so, non li ho provati, ma
vi posso parlare dei prodotti per capelli che mi piacciono. Mi era piaciuta tantissimo la linea, quella volumizzante, lo shampoo secco e l'ora molto buono. In generale i prodotti mi piacciono tutti, quelli che ho provato. E mi sono piaciuti anche questi. La maschera è giusta, nel senso che va a nutrire ma non va ad appesantire il capello, e ho trovato il capello molto luminoso. Io li ho usati appunto solo una volta, però mi sono piaciuti e non mi ha irritato la cute, che sapete il mio problema la cute, sapete che io ogni tanto tento la fortuna provando altri prodotti, però qua ci siamo, non mi ha dato fastidi, non mi è uscita la dermatite, non mi ha screpolato la pelle, quindi buoni. Tutto qua, questi erano i miei beauty da viaggio aggiornati, adesso ve li inserirò in una playlist, quindi aprite sempre l'info box perché vado a inserirli nella playlist travel, dove trovate altri video tipo come organizzo la valigia con i cubi, cosa portare, insomma c'è un po' di tutto, quindi andate a guardarli se vi interessa. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!